Buongiorno, è un piacere essere qui con Massimo Forchino, ideatore e realizzatore della mostra fotografica diffusa nelle 21 stazioni del metro di Torino. I sette scatti, come sette note di una scala, raccontano la storia recente del Torino Jazz Festival. Questa attività è stata realizzata con la Fondazione Ricerca Molinette. Ci accomuna il claim che il jazz è ricerca. Certamente la scienza vive di ricerca e il jazz nello stesso modo è una musica estremamente dinamica che ha bisogno ed è affezionata più al divenire che al celebrare il proprio passato. Sono 45 anni che faccio il fotografo, mi sono sempre occupato di musica e negli ultimi 9 anni ho avuto modo di seguire il Festival Jazz dalla sua prima edizione. Infatti una delle sette foto, sette come le note, esposte in metropolitana, è proprio stata scattata durante il primo concerto del primo anno del Festival Jazz. Quest'anno abbiamo voluto dare il benvenuto al Torino Jazz Festival attraverso queste immagini esposte in metropolitana che serviranno anche per invogliare a donare il 5 per 1000 per la ricerca scientifica da donare alla Fondazione Ricerca Molinette. Grazie per tutto quello che potete fare. Un bilancio alla fine di una vita professionale che è incominciata purtroppo tanti anni fa. Ho avuto delle occasioni che mi sono andato a cercare di imparare prima della laurea negli Stati Uniti. Sono poi passato a Torino quando Torino era al centro di una vita particolarmente brillante, c'erano i clinici importanti e il mio maestro Ceppellini lanciò le modalità di capire come funzionavano i trapianti di organi. Poi dopo questo sono entrato all'Università di Torino e lì il maestro sempre diceva lei è di campagna, quindi bisogna che si sgrezzi, e quindi mi ha mandato negli Stati Uniti a diventare meno provinciale. Questo è andato molto bene, sono andato stavolta in importanti posti portando un'esperienza unica. Allora non dimentichiamo, sto parlando degli anni 80, queste cose non erano percepite dalla popolazione. Allora con questo abbiamo investito nell'ambiente torinese con gli altri due, tre che facevano questo tipo di lavoro, cercando di raggruppare persone interessate, facendo venire visitatori, e questo ha fatto sì che la situazione sia assai migliorata dal punto di vista generale. Accanto a questo si è aggiunto un aiuto esterno non prima considerato, che è stato la Fondazione Ricerca Molinette, la quale per un'intuizione della dottoressa Franca Bruna Segre ha avuto l'attenzione e anche l'affettività nel generare un aiuto esterno per tutto ciò che l'università e l'ospedale non riuscivano a provvedere. Abbiamo fatto il CERMS, abbiamo fatto il COES grazie a questi aiuti grandi, bisogna dire, anche delle fondazioni, altre quelle importanti, grosse, e siamo giunti alla fine di un percorso che ha portato dalle nostre idee a giungere al paziente. La nostra molecola CD38 è diventata il bersaglio che si usa in tutto il mondo in questo momento per la terapia di mieloma multiplo, con importanti successi. Funziona, insomma, e piace molto ai pazienti perché non ha effetti collaterali. Quindi, come vedete, abbiamo visto diversi componenti che hanno reso possibile questa storia, e adesso sono proprio, direi, felice che la fondazione si stia espandendo, stia crescendo e probabilmente porterà ad una nuova generazione di, stavolta, giovani ricercatori
che porteranno lustro alla nostra università e ospedale. Allora, è bello essere fotografati, in quanto musicisti è interessante essere fotografati perché la fotografia scopre dei momenti privati di qualcosa che è pubblico. Cerco di spiegarmi meglio, tu sei sul palco e non sai quello che stai facendo, il pubblico lo vede, ma tu, artista, musicista, non sai esattamente quello che succede, anche se hai provato, hai fatto. E il fotografo riesce a intercettare dei momenti tuoi intimi, quasi privati, che appunto sono pubblici per il pubblico, ma privati per te. E quindi questo ti fa scoprire delle modalità, un modo di essere magari che non conoscevi di te stesso e ti fa aprire dei mondi nuovi. E quindi questa già la fotografia è in parte ricerca. La musica è ricerca perché si è sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Il musicista deve essere sempre un po' un ricercatore sul campo quasi, che ascolta qualcosa e lo trasforma in musica, soprattutto il jazz, che è un linguaggio che si nutre di altri linguaggi. Prende una canzone di Michael Jackson e la trasforma, una canzone modernissima, una canzone vecchissima, una musica classica, la reinventa con il proprio linguaggio, che è quello del jazz. Forse è l'unica musica che può permettersi di fare questo. E poi c'è la ricerca scientifica, che vive, la scienza vive di ricerca, perché ad esempio il virus che ci ha coinvolto tutti quanti è un virus in continua evoluzione, è un virus nuovo che non conoscevamo, e quindi la scienza per combatterlo, per affrontarlo, deve ricercare nuove strade per trovare anche lì un nuovo linguaggio. E quindi è tutto un po', la ricerca è la matrice comune forse di queste tre discipline, chiamiamole, e quindi è super interessante la ricerca.